La partecipazione all'asta può avvenire direttamente con la partecipazione del cliente che è intenzionato ad acquistare, perché ha espresso questa volontà, o può avvenire attraverso un procuratore legale, quindi un avvocato che su procura speciale ad acta. Cosa vuol dire? Vuol dire una procura che riguarda solo ed esclusivamente l'esperimento d'asta che andremo a processare, nel quale è indicato in maniera assolutamente precisa e inequivocabile quale sia l'immobile identificato con i suoi dati catastali, quale sia l'esecuzione immobiliare, il giudice di riferimento, il professionista delegato alla vendita, il prezzo base e l'offerta minima, nonché i rilanci che possono essere effettuati in sede di gara d'asta. La procura speciale viene redatta da un notaio a scelta del cliente, che normalmente ha tutta la documentazione che gli viene fornita anzitempo perché possa redigerla nel modo più corretto possibile. La procura speciale, insieme all'offerta e al deposito cauzionale, che è un assegno circolare non trasferibile bancario, viene depositata il giorno prima dell'asta, entro un determinato orario, presso gli ordini dei dottori commercialisti o l'ordine degli avvocati o presso il notaio delegato.